Cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette e ricordate, non accettate i falsi, esigete sempre solo Betamax originali sul divano di Ale. Ciao ragazzi, benvenuti, bentrovati, benvenuti qualsiasi cosa per la prima volta in Betamax. Betamax è un nuovo format, una nuova rubrica che fa parte sempre di sul divano di Ale, non è una cosa esterna, stiamo sempre parlando di cinema, televisione. Per i più giovanastri, diciamo, di voi, Betamax, per dare anche una spiegazione di come si collega cinema e televisione, per rassicurarvi sul fatto che è pur sempre parte di sul divano di Ale, era il primo, diciamo, formato di home video, quindi formato casalingo, ideato da Sony, se non ricordo male, per appunto la fruizione di cinema a casa. Poi perse la sua sfida con VHS, yada yada yada, comunque è qualcosa di relativo alla fruizione di cinema e in futuro, per come si è evoluto anche l'home video, di televisione a casa. Ed è il motivo per cui ho scelto questo nome, perché comunque fa sempre parte di sul divano di Ale, perché parlerò sempre di cinema e televisione, ma è un qualcosa che vuole essere un in più, un extra, qualcosa per quando sul divano di Ale non può essere presente, come in questo periodo che in teoria il progetto è in vacanza, però c'è qualche recensione da fare. Non volevo dire cavolo, cosa faccio, aspetto altre 2 settimane per parlare del film, poi non ho la mente ben fresca su certe cose, lo registro prima e poi lo includo nella puntata, mi sembra tutto molto posticcio, tolgo il flow di qualcosa che invece ha un flow ben specifico che la gente si aspetta di sentire. Anche in futuro, qualora si dovessero realizzare interviste, approfondimenti speciali, altre cose, mi servirebbe un contenitore che possa essere terzo, che possa essere qualcosa di aggiuntivo a sul divano di Ale, la regolare puntata di sul divano di Ale. E quindi ho pensato, facciamo qualcosa. In questo periodo non c'è il podcast, tornerà a partire dal lunedì 29 agosto, se non ricordo male il giorno preciso, perché così vi traghetto da un mese all'altro, ci traghettiamo insieme e riparte effettivamente la stagione. E dicevo, mi serviva qualcosa per poter parlare di Nope, che è il film che recensirò in questo appuntamento, come è stato in passato, ad esempio, se ricordate la puntata 100.1 di sul divano di Ale, dove ho recensito The Batman. E quindi ho detto, bah, pensiamo a qualcosa di nuovo. E quindi Betamax, che è questo format, questa rubrica, questo appuntamento sul divano di Ale, che mi può essere utile per arrivare dove il divano non può arrivare, ma in generale per parlare di altro anche quando capiterà in futuro. Wrappiamo questa spiegazione su cos'è Betamax, perché come anticipato oggi sono qui per parlare di Nope, il terzo film di Jordan Peele, quindi regia e sceneggiatura di Jordan Peele, cast Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea, Michael Wincott, Steven Yeun, in un ruolo molto interessante, tra l'altro Steven Yeun. Film attesissimo per me, io lo stavo aspettando dalla prima volta che ne ho sentito parlare, tanti lo aspettavano perché insieme ad altri registi emergenti, quindi registi che negli ultimi anni sono diventati grossi come Eggers e altri, era un po' la sua prova del 9, che Eggers tipo è un po' caduto, se ricordate la mia recensione di The Northman, è un regista che non ha superato la prova del grosso budget, la prova del film più ambizioso, e Jordan Peele bisogna vedere se l'avrebbe superata. Quindi era un film molto interessante, è un film che anche per l'argomento che tratta vede Jordan Peele affrontare qualcosa di nuovo, e dopo ne andrò a parlare, girato in IMAX, ambizioso, molto chiacchierato. Prima di uscire in Italia c'erano state le prime reazioni della critica, ma in particolare molti addetti ai lavori, registi, colleghi che lo hanno adorato, e quindi io non vedevo l'ora. Sono tornato alle vacanze, ho comprato il biglietto e mi sono fiondato al cinema a vedere Nope. E ora ve ne parlo in una prima parte no spoiler, quindi per chiunque abbia intenzione di vedere il film, per chi vorrebbe vedere il film. E raga, vi anticipo che è molto difficile, perché Nope è tutto spoiler. È veramente tutto spoiler, perché ci sono delle idee, delle invenzioni, dei concept che sono
talmente nuovi, talmente freschi, diciamo, che, e che sono la sorpresa del film, che se uno ve ne dovesse parlare in sede di recensione vi distruggerebbe abbastanza il film, vi toglierebbe tutta la sorpresa di quello che è Nope e di quello che sono le idee al suo interno. Quindi una parte dove ve ne parlerò anche sotto qualche aspettucolo tecnico, cercherò di darvi un'opinione quanto più quadrata possibile sul film, e in chiusura avrò in coda una parte con spoiler per argomentare quelle idee che sono invece incluse, quei concept che sono inclusi nel film, per chi ha già visto il film magari cerca comunque un'opinione riguardo questo film. Allora, anticipo, ovviamente vi avviso, quando finisce la parte no spoiler e inizio con la spoiler vi dico: ragazzi, se non avete visto il film sapete, you know the drill, sapete come va a finire. Apro una piccola parentesi prima di entrare nella recensione di Nope. So già che è difficile perché, come ho visto il mio collega Emanuele Antolini di Cinefax, che si è avventurato per primo nello scrivere la recensione, come sto vedendo online, parlare di film attesi, parlare di registi particolarmente caldi, cosa significa? Triggerare tutti quelli che non hanno un bel niente da fare, perché questo è il punto. Tutti quelli che aspettano un argomento caldo, che non è solo il cinema, cinema, televisione, musica, campeggio estivo, partita di calcetto, non lo so, gufo che gracchia fuori dalla finestra, qualsiasi cosa che sia sotto l'attenzione di molti per buttarsi in opinioni. Veramente ho letto delle cose in queste ore, anche nei commenti della recensione del buon Emanuele, al limite dell'esoterico, perché ormai sono delle parole buttate a caso. E oltre al fatto che la povera Nia Da Costa gli è stato tolto un film, Nia Da Costa è la regista di Candyman, non so perché tutti attribuiscono Candyman a Jordan Peele, che è solo produttore se non ricordo male, forse perché non sono sicuro di questa informazione, ha scritto qualcosa di sceneggiatura, sono sicuro produttore se non vado errato, però la regia non l'ha fatta lui, Nia Da Costa ha fatto la regia, non c'entra, non è un suo film. E tanti: ah, si è visto che è un mediocre anche con Candyman, che comunque è un bel film, non è vero che è un brutto film, però nel calderone si vuole parlare di cose che non si conosce, come al solito buttando delle informazioni completamente a caso, ed è un errore che ho visto fare a molti, questo dire: ah, ma Candyman è brutto. Non è un suo film, questo è il suo terzo film. Comunque mi rendo conto che c'è questa roba, cercate di tenervene quanto più lontani possibile, perché va, come al solito, a inquinare quella che è la discussione. Veniamo però a Nope. Allora, questo è il terzo film di Jordan Peele, Get Out, Us, o Noi come l'hanno chiamato in Italia, ora questo Nope. Io chiamo Peele un coraggioso vero, cioè nel senso che lui, ecco, una cosa che la gente deve piantare di fare e deve iniziare a capire: i segni autoriali di un regista non sono nel plot, cioè non, nel senso che non sono in nello stilema del film, cioè non è che siccome lui ha fatto Get Out ora deve fare sempre Get Out, cioè deve fare esattamente quel tipo di film con quegli stilemi di soprannaturale, quegli stilemi di horror ben precisi, quadrati, che è quello che gli è stato criticato anche con Us da molti. Ma non è come Get Out, è inferiore a Get Out. Che cacchio vuol dire? Sono due film diversi. E Jordan Peele, anche con questo terzo film, ha dimostrato che ha dei tagli autoriali in alcune sue scelte, che poi andrò a sottolineare, che sono ben riconoscibili e che lo rendono palesemente un film di Jordan Peele e non di qualcun altro, ed è il motivo per cui Candyman non è, si vede che non è un film suo nel quale lui ci ha messo le zampe in tutto, perché mancano dei suoi stilemi. Questo film è palesemente un suo film, che è diverso dagli altri due, nonostante abbia dei suoi segni autoriali, ma che prende delle direzioni diverse, che prende delle scelte diverse e che si avventura in terreni diversi. E lui è un coraggioso vero, perché al suo terzo film lui ha toccato col primo film un qualcosa di soprannaturale, come oddio, se qualcuno l'ha visto casomai, no, non dico niente, però ha toccato, diciamo, più una cosa psicologica, ecco, diciamo così, senza spoilerare nulla a chi non l'avesse visto, un tipo di soprannaturale ben preciso. Con Us è andato sul doppelganger e altre situazioni, qua ha toccato gli alieni, ok?
è chiaro dal trailer che si parla di alieni, ok? Non è uno spoiler. Si parla di alieni. Come si parla di alieni è poi nella parte spoiler e ne parleremo in seguito. Ma lui tocca un genere che non è che è estraneo al cinema, abbiamo visto fino qualche anno fa ormai Arrival, ci sono dei film che sono tornati a toccare gli alieni al cinema, però come uno dei punti che poi dirò successivamente, discuterò proprio dopo, sono film che puntano molto a qualcosa che conosciamo già. L'alieno è un mostro, per così dire, che all'interno del genere horror, anzi senza per così dire, è un mostro all'interno del cinema horror, perché stiamo parlando pur sempre di horror, che è ormai stato standardizzato, cioè è all'interno di stili ben precisi, da Sign a Arrival comunque ritorna un po' al tararirori di Spielberg, chiama una memoria con incontri ravvicinati, perché sostanzialmente comunicazione con un'alta civiltà, qualcosa del genere, oppure l'alieno diventa le abduction, teorie del complotto, ipnosi regressiva di chi è stato rapito, quindi tutti il filone di racconto dei rapimenti che dagli anni pressoché 50, fine anni 40 in poi, sono diventati anche parte di cronaca, parte di tabloid e quant'altro, oppure vanno nell'intrattenimento, Independence Day e via discorrendo. Questi sono, è quello che prende il cinema di alieni e che negli ultimi anni un po' aveva iniziato un po' a stufare, a stagnare, poi anche il mito dell'alieno come mostro si è andato un po' a sgretolare, è diventato sempre più meno di c'è meno l'ossessione per il fuori dal pianeta Terra, siamo molto ritornati ad essere più egocentrici e molto più concentrati su quello che ci accade di fianco a noi, abbiamo perso completamente l'ossessione per questo mostro e quindi era difficile secondo me fare un buon film sugli alieni, perché è un mostro difficile da toccare, serviva una buona idea e Jordan Peele trova una buona idea per parlare di alieni, perché come dicevo prima si distanza dall'alieno che abbiamo discusso in questi ora, che ho discusso adesso, si distanzia dal tararirori di Spielbergiana memoria, pur essendo un po' Spielberg in tante cose che fa all'interno di questo film, a livello di ambizioni e di certe ricerche, ma seguendo dei temi a lui cari e dei temi che sono comunque caldi ancora oggi, torna a parlare di razza e di dominazione della razza. E non prendetelo solo a livello di discorso razziale molto basilare, perché va oltre, questo lo posso dire solo nella parte spoiler, c'è un determinato discorso che come sfondo, come sempre negli horror c'è uno sfondo che è quello che tu vuoi dire come paura sociale, riassuntone al volo, come lo zombie romeriano vuole dire determinate cose riguardo noi, come l'infetto in generale, anche se prendete opere videoludiche come The Last of Us, opere fumettistiche come The Walking Dead, che però hanno molti debiti verso Romero, servono a sviluppare determinate situazioni per parlare di noi, per parlare dell'essere umano. Questa cosa nell'horror è la base, chi non vuole capire che l'horror vive moltissimo di questo e funziona tante volte quando a determinate paure alla base, non riesce davvero a capire il genere, anche se ci sono dei mostri che sono di puro intrattenimento ma che hanno comunque un'ispirazione di un determinato tipo. Però ecco, l'idea della razza, della dominazione della razza è molto importante, perché comunque, ripeto, anche se poi nella parte spoiler dovrò approfondire perché detta così è un po' vaga, però non posso davvero dire chissà che cosa, oltre a quello sfondo che riguarda noi come umani, però c'è un livello principale, che è quello narrativo, che è comunque molto interessante, perché sposta la figura dell'alieno e del disco volante, e non vi dico altro, come presenza, come mito, cambia la grammatica dell'alieno e del disco volante, la cambia, gli dà una nuova accezione, parla di razza e dominazione, più che altro di dominazione di qualcosa,
in un modo comunque diverso, dando anche allo stesso uomo, all'essere umano, un ruolo diverso rispetto alla dominazione. Perché comunque quando si parla di alieni, questa cosa funziona. Perché che sia la guerra dei mondi, che sia semplicemente anche le teorie scientifiche, è chiaro che se dovesse esistere una razza così evoluta, verrebbe da noi probabilmente con alla fine la cosa di dominiamoli, perché per noi sono formiche e hanno magari qualcosa che a noi interessa. È una possibilità che è sul tavolo, qualora dovesse raggiungerci una civiltà così evoluta da fare un viaggio di questo tipo e che può permettersi di fare un viaggio di questo tipo. Quindi sono tutte cose che hanno senso nel discorso degli alieni, però non è quel tipo di dominazione, non è una dominazione della specie umana, è una dominazione tra specie e tra razze più che altro. Ed è molto interessante come discorso, e io so già che questa cosa trigger tutta gente che parla e utilizza termini come politicamente corretto a caso, ormai utilizzato completamente a caso questo termine. Jordan Peele non c'entra niente col politicamente corretto, parla del presente, parla di noi, parla di persone, parla di un contrasto ben diverso, e poi lo andiamo anche ad esplorare. Però ecco, l'alieno ha questa nuova accezione, ha questa nuova concezione come mostro all'interno del panorama orrorifico, che si sposta da quello che abbiamo visto prima. Non c'è più la figura dell'omino verde, non c'è più, c'è l'illusione della figura dell'omino verde, non c'è più l'UFO come oggetto volante non identificato. Cambia, c'è anche un dialogo ben specifico che dice: no, ma è cambiato, tramite un personaggio ti fa intuire che il suo discorso è su un piano diverso e il mostro che sta portando a te spettatore è diverso, e funziona alla grande perché reinventa un sottogenere, come dicevo. Il genere dell'alieno non si va più attraverso il rapimento, non si va più attraverso l'invasione, non si va più attraverso questi temi abusati o la comunicazione, si va in un'altra direzione. Interazione tra razze, dominazione, dominato. È molto interessante perché assume un concetto molto più base, molto più facile da affondare per noi esseri umani. Cioè la concezione è molto più per noi palpabile, diventa qualcosa di molto più concreto per noi, per quanto soprannaturale, cioè qualcosa con la quale possiamo rapportarci, tant'è che i protagonisti riescono a dare un senso a questo fenomeno che sta succedendo molto più facilmente. E a questo punto, anche magari per spiegarvi un attimino, la trama è molto semplice di Nope. Sostanzialmente è questa famiglia che lavora nel cinema, tra l'altro, è una cosa che dopo citerò. Lavora nel cinema perché addestrano animali, in particolare cavalli, che vengono utilizzati all'interno del mondo del cinema. E un giorno praticamente il papà, il capofamiglia, muore in questo incidente perché iniziano a piovere cose dal cielo. Una di queste cose che piove dal cielo lo prende in pieno nel cranio, provocandogli dei danni irreparabili. Viene a mancare, dopodiché il figlio, in difficoltà nel gestire questo business che non è, con il quale non è propriamente a suo agio, aiutato dalla sorella, inizia a scoprire che nel ranch nel quale vivono c'è qualcosa di strano, c'è un qualcosa di naturale che però è innaturale perché è un comportamento innaturale, e in quel qualcosa si nasconde questo disco volante con il quale inizia ad avere una sorta di battaglia silenziosa. E da qui parte tutta la storia, perché quello che loro vogliono avere è una prova, perché cosa molto vera, e ogni volta che qualcuno, anche nella storia recente, cioè in questi anni quando ci sono stati avvistamenti alieni, nonostante la tecnologia sia andata avanti, non c'è uno che abbia un telefono che non sia, come dicono gli americani, un potato phone, cioè quindi un telefono con una cacchio di fotocamera che fa schifo. Non c'è mai un'immagine chiara che non sia una roba palesemente fake di un UFO. Allora vogliono avere un'immagine chiara di un UFO per dimostrare questa cosa, e anche per riuscire a cavarsi fuori da una situazione difficile. Questa è un'idea tanto della sorella, che ha grosse ambizioni di entrare nello spettacolo e quant'altro. Come dicevo, appunto, loro hanno una gran voglia di rivalsa. Peele reinventa il western,
cioè reinventa il western, reinventa la storia di Alieni, mettendoci ad esempio dei sottogeneri all'interno del suo sottogenere, quindi horror fantascientifico con gli alieni. Ha delle sequenze che sono western, perché loro sono un po' nella polvere, a cavallo, ha un paio di sequenze, un paio di inquadrature che dici siamo nel vecchio west, però moderno. Ha dei momenti che sono tipici di Jordan Peele, di orrore alla luce del sole. Cioè Jordan Peele già in Us aveva, e già anche in parte in Get Out, aveva messo queste scene. Generalmente gli horror sono sempre al buio, perché il buio comunque ha un significato atavico per l'uomo che lo fa sentire insicuro. Invece Jordan Peele ha questa meravigliosa capacità di farti sentire comunque inquietudine anche alla luce del sole. Cioè di darti un senso di urgenza, di qualcosa che non va e che ti fa sentire un po' a disagio anche alla luce del sole. E non è facile, ed è molto bravo. E nei momenti in cui c'è l'oscurità, la notte, questo Nope diventa terrificante. Cioè ci sono un paio di scene dove mi ha terrorizzato letteralmente. Io usufruisco tanto di horror, mi piacciono tanto. In un paio di scene mi ha davvero, porca miseria, perché c'è questo disco volante che per via di certe cose che fai emette determinati suoni, e viene utilizzato il suono che ti farà gelare il sangue. Una cosa che non è spoiler, se questo disco volante rapisce, diciamo così, un cavallo, il cavallo continua a nitrire e spostandosi questo disco volante va a deformare questo nitrito che è già deformato dall'interno del disco volante facendo un riverbero, e riverbera nella vallata. E tu sei al cima e ti senti questo suono innaturale, perché è modificato ed è amplificato da determinate situazioni, che ti vaga attorno ed è terrificante. Ci sono delle scene che vi hanno... ho detto, porca miseria, questa scena è veramente potente. E la fotografia di Hoyten van Hoytema è fondamentale, perché ci sono veramente dei momenti in cui tra inquadrature di giorno e momenti notturni il film gioca davvero con te. E Jordan Peele ha questa capacità non solo di sfruttare il suono alle immagini, ma dei momenti in cui ti prende in contropiede. Perché la cosa brutta che fa l'orrore molte volte, soprattutto in molte pellicole banali, di utilizzare magari il suono nel modo sbagliato, cioè alzare il volume all'improvviso, queste cose qua. Invece no, qua c'è un'idea di sfruttare proprio determinate cose che succedono all'interno del film per creare dei suoni che ti disturbano. Allo stesso modo Jordan Peele costruisce delle situazioni per le quali sta in tensione, costruisce dei momenti dove tu inaspettatamente un secondo prima stai ridacchiando, perché lui ha questa sua poetica di fondere momenti leggeri a momenti di terrore, come aveva già fatto in Us, in alcuni momenti di, chiamiamoli, ammazzamenti, in cui il secondo prima c'è una violenza esplicita terribile, il secondo dopo fa una battuta e ridi, e ci sta. Secondo me le cose sono fuse molto bene, perché è un tipo di esercizio, cioè la comicità all'interno dell'orrore c'è sempre, un certo di comicità macabra c'è sempre, però devi saperlo utilizzare molto bene per non cadere nel ridicolo. E secondo me Jordan Peele la utilizza molto bene, il suo bilanciamento tra un certo tipo di comicità e il grottesco e l'orrore e la violenza, e anche qua lo fa molto bene. Soprattutto riesce a sorprendermi, perché in una scena molto precisa mi stava terrorizzando, dicevo, ah, ma allora stiamo andando in questa direzione, e nel momento in cui il personaggio fa delle cose che effettivamente ti sembrano più coerenti rispetto ad altre situazioni orrorifiche al cinema, però comunque hai paura, a un certo punto ridi perché lui ti fa ridere, perché la costruzione di quello che ha fatto, che era prima orrorifica e che aveva al suo interno qualcosa di ridicolo, che potevi dire ok, non so se me la accollo questa scelta, improvvisamente poi ti viene palesata in un'altra maniera e quindi funziona tutto. Però ti ha costruito una bella tensione comunque con quella cosa ridicola.
Jordan Peele gioca molto 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 bene ad alternare momenti in cui sono un po' più leggeri in un improvviso terrore, o un momento di terrore e poi qualcosa che le alleggerisce, non perché gli manchi coraggio, ma perché semplicemente è molto bravo a utilizzare questa poetica e non è mai invasivo, perché un altro modo in cui potresti essere dannoso e invasivo è se la tua comicità va a spezzare la narrazione, nel senso che va a remare contro a qualcosa che ti sta raccontando il film. Invece qua ha perfettamente senso, cioè qua le scelte comiche hanno perfettamente senso rispetto all'incedere degli eventi, e io l'ho gradito molto. È una cosa insolita per come la fa lui, non all'interno del genere, ma l'ho gradito molto, è una cosa che mi piace. Inoltre Jordan Peele usa cinema e televisione, perché fa un discorso sul fatto, invece venendo a quello che è il sottotesto, i sottotesti del film, ovvero la dominazione della razza e quant'altro, e di come alcune razze non siano davvero dominabili, come in fondo nessuna razza sembra dire è davvero dominabile su questo pianeta, e tra esseri viventi sia evoluti che un po' meno evoluti, Jordan Peele ti vuole dire, ti vuole anche dire che ora che finalmente certe comunità, certe minority hanno spazio nel cinema, però Jordan Peele e nella televisione con molta più considerazione, ragazzi, non andiamo indietro di tanto, già gli anni 90 c'era poca considerazione in televisione come al cinema di certe minority, e gli anni 90 non sono 50 anni fa, ok? Non è tanto tempo fa. È una storia molto recente rispetto all'evoluzione che ha avuto la società, quindi è un po' inquietante come cosa. Però in tutto questo inquietante Jordan Peele ti mette in questo film, che è molto cinematografico perché vive di cinema, e vive di cinema perché ci sono proprio tanti spunti, molti sono spoiler e quindi non li posso discutere qua, però ci sono molti spunti, molte idee narrative, molte soluzioni che proprio prendono il cinema a piene mani. Film girato in IMAX e vabbè, non posso dire niente, però ecco, è pieno di cinema e di una cosa che in questo contesto di minorities all'interno dell'intrattenimento lui ti dice: sì, ora abbiamo un riconoscimento, ma noi ci siamo sempre stati e noi facciamo parte della storia del cinema e siamo in momenti fondamentali del cinema, e nessuno lo sa e nessuno lo riconosce, e io voglio dirlo. Ripeto, Jordan Peele è molto intelligente perché la sua puntualizzazione di questa cosa non è mai stupidamente invasiva. Io una cosa che odio di certe di questa cultura, che giustamente ha voluto dare risalto a certe minority, che ha voluto anche tanti film e tante cose corrette post Me Too, le ho trovate orribili. Perché? Perché sono talmente sfacciate, talmente sboccate nel mandare certi messaggi, che diventano palesemente invasive in quello che è il contesto narrativo, la narrazione e la buona fruizione di un'opera, tante volte. Ma anche nelle opere di intrattenimento, senza andare a cercare qualcosa di elevato, andando anche nelle semplici opere di intrattenimento, ci sono esercizi di brutta sceneggiatura, di brutta messa in scena, dove determinati messaggi vengono passati in modo sgraziato, sboccato e brutto, che hanno l'effetto opposto, quello ovvero di inimicarsi il pubblico. Jordan Peele invece è molto intelligente, raffinato, dice quello che deve dire senza andare a rompere il tessuto della sua narrazione. Il tessuto della sua narrazione è concepito per avere al suo interno certi messaggi e quindi diventano organici, che è quello che dovremmo fare anche nella vita di tutti i giorni. La normalizzazione di determinate cose dovrebbe essere passata in modo organico, cioè dovrebbe essere, se è normale deve essere normale, non lo devi sottolineare 200 volte continuamente urlando, devi inserirlo nel contesto sociale perché il contesto sociale ti dice questo è normale e va bene. Jordan Peele lo sa fare molto bene in cinema e narrazione, di questa cosa gli vogliamo tutti bene, e quindi lui usa il cinema, usa i suoi messaggi, ripeto, le sue scelte autoriali come messaggi, come messa in scena esistono, come toni a livello di scrittura esistono, e secondo me Nope è un film girato meravigliosamente, con delle bellissime scelte anche fuori dall'horror in alcune cose, perché
diventa un po' più spettacolare in alcuni momenti, diventa veramente spettacolare, nel senso nello scegliere come inquadrare determinati momenti e via dicendo, come dare un carattere western a alcune cose, come trasformare qualcosa in un po' più d'orrorifico, omaggiando anche la casa, ad esempio, dove loro stanno, l'esterno, non lo so, mi ha ricordato un po' quasi a livello di costruzione, quella, magari dico una vaccata, però adesso andando a memoria, lì per lì ho guardato la casa e dico, sembra quasi quasi la casa tipo quella di Psycho, a livello di costruzione fuori, quel tipo di architettura, mi ha ricordato un po' quella cosa lì. Poi il fatto che in un certo momento lui la inondi di pioggia e di altro, dà ancora più valore, dà ancora più macabro e grottesco a certe sue scelte che fa. Io ho trovato un terzo film meraviglioso, Jordan Peele. Io non sono tipo da classifica, lo sapete, io odio dire il migliore, il peggiore, il più bello, lo metto al secondo posto, il primo posto, il terzo posto, anche perché l'ho visto una volta al cinema. Io tendo a fare questo discorso che secondo me ha una valenza, un valore più che altro di chi vuole davvero fruire tanto di cinema. Io trovo ridicolo chi guarda un film una volta e dice ah, è meraviglioso, passano 20 anni e ne parla ancora e l'ha visto una volta sola. Lo trovo stupido, anche perché tante volte sono discorsi viziati da qualcun altro, che da cose che vengono prima, festival, premi e altro, e poi quel film non viene più rivisto, diventa solo un esercizio accademico parlarne, perché ormai c'è lo storico e quindi non si rivede più. Per quanto mi riguarda, io tendo sempre a dire ok, riguardiamolo questo film. Quando poi uscirà, io me lo riguarderò 2-3 volte, come mi riguarderò Us, per cercare di capire magari nel mio cuore, nel mio gusto, qual è il mio preferito. Io non vi so dire se quello che preferisco di più di Jordan Peele o quello che preferisco di meno. Io posso dire che è un film che ho gradito moltissimo, che è girato, che ha delle scelte molto interessanti, che va verso Spielberg in certe sue scelte, nel senso di come sceglie di inquadrare e mettere in scena alcune cose, che va sempre verso Spielberg perché il bilanciamento di un certo tipo di comicità all'interno del genere non è pulito come quello di Spielberg, che vuole essere un po' più per famiglie, però è comunque sempre molto Peele, molto interessante, molto moderno. Ne ho già parlato fin troppo, fino a questo momento avete già capito cosa intendo io. Lo bilancio molto bene, è molto bravo, i suoi segni ci sono. L'ho trovato anche un film che, contrariamente a quanto dicevo prima di Eggers, gestisce molto bene l'alto budget. Cioè l'alto budget è sfruttato bene per i VFX dove deve sfruttarli, per avere un grandissimo girato nel momento in cui deve andare a mettere in scena il suo film, per avere effetti speciali ed effetti visivi, appunto VFX, dove servono, quando servono, e gestiti bene, e per costruire quel meraviglioso ranch di adesso non mi sta venendo il nome dell'attore, lo ripesco, Steven Yeun, che è questa sorta di ex bambino televisivo, non è uno spoiler, ex celebrità, ex bambino attore, che ha questo ranch di intrattenimento che poi è diventato un parco, che ora è incluso, che è visitabile negli studi, oddio non mi sto ricordando che studi sono quelli Universal, forse sto sbagliando, comunque è un parco che è visitabile, quando andate agli studios a Hollywood è diventata un'attrazione, quindi l'hanno costruito ma è rimasto, e secondo me ha usato il budget alla grande. Sono 68 milioni di budget, e con quei 68 milioni, che per fare comunque un film che ha determinati intenti è un budget alto ma non altissimo, cioè nel senso che ci sono film di grosso intrattenimento che per fare parlare di Alien e altro usano oltre i 100 milioni, considerando cose che abbiamo visto recentemente con budget molto più alti e non ne valgono un'unghia di questo Nope. Io devo dire che il film l'ho gradito tantissimo. Se volete la mia opinione, io vi invito ad andarlo a vedere, poi fatevi la vostra opinione, magari vi potrà piacere, vi potrà non piacere, datemi una possibilità, perché secondo me è un film molto intelligente, molto appassionante, molto interessante, che raga, potrà non piacervi, ma guarderete comunque qualcosa di diverso rispetto a qualsiasi altro horror che trovate al cinema negli ultimi anni, anche se a onore del vero, per fortuna il genere si è un po' svecchiato, ma Jordan Peele è uno di quelli che lo sta svecchiando.
togliete dalla mente, ah, voglio che sia come Get Out, voglio che sia come Us, è un film completamente a parte. Ripeto, ha i suoi segni autoriali perché Jordan Peele, un modo di scrivere, l'ho già detto prima, ce l'ha sempre, un modo di girare, ma... però il film è un film diverso, film sugli alieni, va in un'altra direzione, ha un protagonista, anche qui a me è piaciuto molto Kaluuya, spero di aver pronunciato il nome bene, a me piace tanto lui perché in Get Out ha un tipo di interpretazione, qua ne ha una completamente diversa, è molto meno sornione, molto più zitto, molto più appunto western, recita più con la bocca, con le smorfie, ed è più un cowboy moderno con la felpa arancione, però è pur sempre un po' più un cowboy come tipo di personaggio, a me è piaciuto molto. E come mi sono piaciute molto l'incedere alla scrittura di determinati eventi, che sono molto più, molto meno da horror, che dici perché stai prendendo questa decisione e non quest'altra, che in questo caso avrebbe molto più senso. Scherza anche su questa cosa a un certo punto del film, Nope e Jordan Peele. Quindi ragazzi, che vi possa piacere o no, secondo me non buttate via il vostro tempo, vi andate a vedere un film che ha tante idee, che le sviluppa molto bene, che è divertente in molte sue parti, ripeto, senza rompere l'idea di fare un film sci-fi horror, è comunque inserito bene, e anzi vi spiega come si inserisce bene la comicità all'interno di un film che non ha intenti comici in prima istanza, senza andare a rompere narrazione e soprattutto senza andare a rompere il genere. E comunque vi vedete un film di alieni, di UFO, che solitamente negli ultimi anni manca, non si vede, non c'è, è un po' assente come genere. Vi guardate, secondo me, un gran bel film. Non, per me è uno dei film più belli che ho visto quest'anno, cioè di quelli che mi ha affascinato di più, che mi ha interessato di più. È sicuramente una grande conferma di Jordan Peele, che sa benissimo, che sa sfruttare l'alto budget, perché a monte, un po' come Krasinski, sa benissimo cosa scrivere. Cioè, per me, il grande autore, il grande regista e anche il grande sceneggiatore, ma in particolar modo il grande regista, si nota nel momento in cui fa i compiti a monte. Cioè, Jordan Peele chiaramente si è studiato la sceneggiatura molto bene. Chiaramente aveva ben chiaro cosa voleva dire, ben piantato in testa che tipo di messaggi voleva far passare, che tipo di poetica voleva far passare, in che momenti voleva dar fastidio al pubblico, in che momenti lo voleva divertire, in che momenti voleva parlare del cinema, in che momenti voleva parlare della televisione, in che momenti voleva parlare di razza, di alieni, di dominazione. Aveva tutto molto ben chiaro, ha lavorato su quella sceneggiatura con molta pazienza e molti dettagli, secondo me, andando veramente pagina per pagina a snocciolare le cose, pensando soprattutto a quando l'avrebbe girato. Secondo me anche questo è il segreto di un regista che riesce a lavorare con l'alto budget, perché sa benissimo cosa e come andrà a girare, e quindi non si fa trovare impreparato, ma soprattutto non si fa trovare spiazzato di fronte all'idea di dover rispondere a determinate aspettative, perché sa benissimo cosa vuole fare e sa anche come vuole farlo. E Jordan Peele appartiene a questa scuola, e secondo me ha passato la sua prova di maturità. Probabilmente il prossimo film che sarà potrebbe, non so se il prossimo film lo farà un budget ancora più alto, perché comunque Nope è un film ad alto budget perché ha dovuto investire in determinati VFX, ma ha dovuto investire tanto in determinate scenografie, utilizzare molti effetti speciali, un paio di stunt, ha investito molto nella realizzazione di alcune scene orrorifiche, sicuramente, perché comunque le location sono quello che sono e non c'è un particolare inganno nel riprodurre certe location, però ha pochi attori, le location sono più o meno sono sempre quelle, solo che ha attorno una giostra molto grande, penso alle scene con la pioggia, comunque si saranno dovuti sbattere parecchio per fare determinate scene, saranno costate, animali, cavalli. Ha gestito il budget molto bene, ma al suo interno non ha moltissimo, non è che ha visto i soldi e ha iniziato a esagerare con quello che poteva fare, ha gestito molto bene quello che aveva, e probabilmente il prossimo film potrebbe essere con un budget uguale o con un budget addirittura inferiore,
in base a quello che vorrà, che potrà raccontare o che vorrà raccontare. Io questa cosa di Jordan Peele la sto rispettando moltissimo. Chiudo la parte no spoiler, quindi per me Nope è promosso, andatelo a vedere, è un film molto interessante. Passiamo alla parte spoiler, quindi 3, 2, 1, parte spoiler. Allora, l'UFO che non diventa più navicella, ma che diventa animale, è una cosa che mi è piaciuta un sacco. Cioè l'alieno non è più l'omino verde nel disco volante, è il disco volante stesso, che è un animale, che è un'idea che secondo me è stupenda. Cioè, perché ci sposta un po' dall'idea dell'omino verde nel disco volante che ti rapisce, perché cosa? Cioè, questo film è più vicino alla cosa di Carpenter o alla cosa in generale che a qualsiasi altro film sugli alieni, ok? E vi è molto più vicino per il semplice motivo che la cosa era un alieno che aveva era senziente fino a un certo punto. Cioè, questo alieno si è schiantato sulla Terra e il suo unico scopo è quello di un essere, cioè è lo stesso scopo di un qualsiasi essere anche unicellulare, cioè è lo stesso scopo di un virus, ovvero di riprodursi, moltiplicarsi e riprodursi, perché è il suo istinto basilare, di animale, ok? Molto spiccio, senza nessun grosso ragionamento di conquista, non c'è molto dietro. Qua è la stessa cosa, UFO viaggia nello spazio in quanto animale alieno, passa per la Terra, trova un posto dove può fare pappa e che decide che è il suo territorio, si mette lì, inizia a cacciare, mangia quando deve mangiare, se qualcuno lo sfida si arrabbia e marca il territorio. Bello! È molto interessante, oltre al fatto che ha un design stupendo, soprattutto sulla parte finale, che l'UFO diventa una cosa completamente, cioè si apre questo alieno, è quasi un animale marino, una sorta di medusa spaziale gigante. È molto interessante anche il design che è stato scelto per l'alieno. A me è piaciuto, per questo UFO alieno, mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuto proprio tanto. E come mi è piaciuta l'idea della scimmia, cioè tutta l'idea della dominazione della razza, dominazione, cioè oltre al fatto di, come dicevo prima nella parte non spoiler, dominare la razza, lui vuol dire che nessuna razza può essere dominata, dalla scimmia che metti sul set, al cavallo che metti sul set, all'uomo nero che metti sul set, che fai stare su un cavallo, diventa un'immagine storica del cinema e nessuno lo sa perché lo domini, però prima o poi viene fuori questa cosa. Cioè Jordan Peele ti vuole dire che nessun animale è davvero domabile, se non vuole essere... ci sono animali che non vogliono essere domati e si ribellano, ma allo stesso tempo ti dice che comunque ci sono degli animali che è possibile domare. È tutta questa sfida, o comunque puoi provare a domare se sei scaltro abbastanza, e in questo senso l'uomo nero, questo suo cowboy che mette in questo film, che doma i cavalli, addestra i cavalli, in questo caso si mette in testa che deve addestrare e deve domare più che altro questo alieno, questo UFO, e dice no, ne capisce le logiche, ne capisce la territorialità, alla fine sì, viene da un altro spazio, da un altro mondo, però è pur sempre un animale e risponderà a delle logiche naturali che probabilmente sono comuni in tutta la galassia. Potrà cambiare quello che mangia, come mangia, la conformazione biologica, ma alla fine a livello di comportamenti avrà comunque una logica, non può essere illogico, la natura è quello che è. Ed è molto interessante, a me è piaciuto un sacco questa cosa. Ok? Io l'ho trovata molto 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 interessante. E come ho trovato interessante il discorso sul cinema, la copertina di Mad Magazine, appunto, che ritorna a questa cosa di dominazione,
come il DOP, il personaggio del DOP è la mia cosa preferita. Cioè, come dicevo prima, tu devi fare, devi catturare un'immagine di un alieno, ok? Devi catturare l'immagine di un alieno, di un disco volante. Piuttosto che col potato phone, tu lavori per Hollywood, chiamiamo un DOP serio. Chiamiamo un DOP serio che l'unica cosa che gli interessa è prendere l'inquadratura perfetta. E questo DOP ci muore per l'inquadratura perfetta, che è una cosa molto di un direttore della fotografia. No, la luce è ancora migliore in questo momento e lui sale sulla collina guardando il mostro per fare l'inquadratura perfetta. E muore. E uno dice, ma è una cosa illogica, no? Cioè, DOP è così. Che ama il cinema, ma d'altronde anche il personaggio che racconta questo tipo un po' sopra le righe, anche qua questa voce profondissima, questo attore adesso non mi sto ricordando il nome, ma è un attore abbastanza caldo all'interno del cinema e con questa presenza particolare quasi mistica che passa tutto il tempo a guardarsi. Poi l'hanno messo a lavorare davanti a uno dei vecchi macchinari di montaggio che si usava una volta, appunto. Ora tutti qua con DaVinci Resolve, After Effects, Premiere, siamo tutti abituati a programmi di montaggio e post-produzione molto alla portata di tutti. Una volta c'erano questi macchinari enormi dove ci mettevi le pizze e le pellicole e montavi con proprio dei macchinari, facevano cuclunk, cuclunk, e lui passa tutto il tempo davanti a questi. A questo macchinario di montaggio, a guardare vecchie immagini di documentari, animali che cacciano, anche qui ritorna il messaggio di Jordan Peele ed è molto interessante. Cioè, il fatto che lui, siccome deve riprendere questo disco volante, ha costruito una telecamera IMAX che però non funziona con l'elettricità, ma funziona a mano, come le vecchie cineprese cinematografiche, funziona a mano. Lui deve girare a mano, caricando le pizze manualmente. È una roba fichissima. Per chi anche minimamente si vuole appassionare al cinema. È un'idea ganzissima, a me è piaciuta un sacco e io gli ho voluto bene anche per questo film. Perché ha tutte queste piccole idee che sono molto apprezzabili. Io mi rendo conto che magari per alcuni non avrà valore questa cosa, però è chiaro che se ti piace il cinema, se ti piace anche, cavolo, esplorare minimamente le idee che uno storyteller, qualcuno mette all'interno del suo lavoro, non puoi non apprezzare tutte queste invettive che ha avuto Jordan Peele. Come dicevo prima, l'idea di questo UFO non più come mezzo di trasporto, ma effettivamente un vero e proprio animale spaziale, un alieno, è fichissimo. Non si è, cioè, nessuno ce l'ha avuta questo tipo di idea al cinema. Ha cambiato un sottogenere, ha inventato, tra virgolette, un mostro. Ok? Apprezzabile, vedete qualcosa di completamente nuovo per certi versi. Per certi versi, non è completamente nuovo, però per certi versi lo vedete, cioè avete qualcosa di originale, di interessante. Poi è veramente pauroso. Cioè, raga, quando lui, questo UFO mostro, cattura le persone. Come cattura i cavalli, rimangono e nitriscono, questo nitrire riverbera. Quando poi cattura le persone, a parte che lui ti fa vedere come questo shot meraviglioso che ti fa vedere da dentro l'UFO, questi che vengono risucchiati, sono piccolissimi, vengono risucchiati, gridano e poi da dentro questa sorta di esofago dell'UFO, loro tutti stretti che gridano di panico perché non sanno giustamente che cacchio gli sta per succedere. E poi muoiono in quella maniera orribile. Loro sono chiusi dentro casa e l'UFO gli gira sopra, si posiziona sopra di loro, essendo queste grida di terrore che vengono missate in questa maniera particolare, per il quale ti sembra ti stia girando effettivamente attorno, e riecheggiano in modo innaturale perché è quasi metallico, sono da dentro la pancia di una bestia sostanzialmente. E poi quando a sfregio questo animale, mentre piovono questi litri e litri e litri e litri d'acqua in questa notte piena di pioggia, schiaccia queste persone come se le stesse strizzando per mangiarle e fa cadere litri di sangue sopra la casa, poi sputando tutte le cose che si è tirato su quando li ha mangiati. È terrificante.
E poi anche lui quando arriva e si vede il disco animale sopra la casa con la pioggia che gli cade sopra, è veramente è anche bello a livello visivo, a livello di shot e composizione dell'immagine, è proprio bello ed è ambizioso. Come la cosa che dicevo prima nella parte non spoiler, qui la posso elaborare, quando lui va nella stalla e va a spegne la luce perché si era accesa e fa vabbè vado via, quando poi la luce si riaccende e lui si gira e guarda di nuovo nel corridoio della stalla, quando si inizia a muovere quella cosa in fondo al corridoio, io ho detto è il cavallo, perché sembrava il cavallo. E poi non è il cavallo, sono quegli alienetti che si inizia a muovere in quella maniera strana, poi ne viene fuori un altro e lui fa nope, che fa a quella reazione che è la reazione che avremmo tutti, no, io sto qui per la roba, telo, e se ne va via. E poi tira fuori il cellulare per riprendere, sembra che non vengano fuori, poi vengono fuori e se ne trova uno di fianco, gli dà un cazzotto e realizza che è il bambino, perché sono i figli di quell'altro che gli hanno rubato loro, la sorella ha rubato il cavallo, quelli si sono vendicati facendolo spaventare. Lì ridi un secondo prima, te la stavi facendo sotto. Cioè, un secondo prima c'è una bella costruzione della tensione, della paura, e tu dici no, non possono essere questi alienetti con questa faccia idiota, non può essere l'alienetto verde quella, la soluzione del film, non può essere già questo minutaggio. Tu sembri non crederci, dici porca miseria, però mi sta un attimino disturbando sta roba, perché è un attimino un po' così, no? È un po' spooky, un po' spaventosino. Poi quando gli dai il cazzotto c'è quella risoluzione e ridi, quello che dicevo prima, la risata ha senso perché all'interno di quello che stavi guardando era anche un po' ridicolo e ti dici ci sta, questa cosa ci sta. Come ci sta il fatto che lui dica nope, I'm out of here, I'm not doing this, e se ne va. E fa ridere in modo organico, perché non è una battuta buttata, cioè non è che a un certo punto ha detto mi sento rincorso da Danny DeVito perché sono bassi, cioè nel senso non ha fatto una battuta pop a cacchio nel contesto completo, ha avuto una reazione che ha senso rispetto al personaggio, rispetto a quello che accade, rispetto alla costruzione della scena, e tutto fila in modo organico e quindi funziona. Ed è qui che Jordan Peele è bravo in più occasioni nell'inserire comicità all'interno di qualcosa che sta un po', che comunque fa ti tira gela il sangue in certi momenti, e quindi lui è molto bravo. Io l'ho gradito parecchio questo film, cioè a me è piaciuto in molte sue componenti, l'ho trovato molto interessante, l'ho trovato anche molto ispirato e coraggioso da parte di Jordan Peele, che ripeto ha preso un mostro desueto, non più interessante, non più sulla bocca di tutti, e l'ha reso nuovamente interessante agli occhi del pubblico. Poi, come dicevo a monte, mi rendo conto che come altre opere, come altri registi, siccome sulla bocca di tutti bisogna utilizzare termini a caso, bisogna, non è tutti ovviamente, sono una piccola parte di internet che non è effettivamente la realtà, che ha delle uscite completamente scomposte, delle uscite completamente a caso, e si focalizza su cose che sostanzialmente rivelano che non sono delle persone propriamente pulite, diciamo così. Ma il film in sé per sé è un film valido, un film intelligente, un film ben girato, un film messo in scena molto bene, un film che ha, ripeto, una scrittura intelligente a monte, una messa in scena interessante che ti può piacere e ti può anche non piacere, perché è sempre questo il punto di io vi do la mia sul film, vi spiego cosa lo rende un buon film e cosa lo può rendere un brutto film, però apro anche a quello che è il vostro gusto personale, che può dire ma a me delle parti cinematografiche non me ne frega niente, io tutti i sottotesti non li ho colti, che però è un peccato perché anche qui è pieno di sottotesti e di piccoli easter eggs come la copertina di Mad Magazine, la storia della scimmia sul set della sitcom, che sono tutte piccole cose che dovrebbero stimolare lo spettatore. E a me dispiace che nel recente passato, negli ultimi 10 anni 12 anni, il pubblico è stimolato solo quando ha risposte facili, cioè guarda un film della Marvel, c'è un easter egg che è palesemente foreshadowing e
tutti vanno su Google a scrivere quella cosa che ha un nome ben preciso, una cosa ben precisa, per poi andare al film dopo, e quindi c'è, ho capito, ho una teoria. Si fanno teorie su cose che non sono tanto da teorizzare, sono messe lì in faccia a te spettatore, e ti basta avere una minima conoscenza di quello che stai guardando per capire dove devi andare a parare. Qua che invece ci sei un sottotesto per il quale ci possiamo sedere in 3-4, guardare questo film e a fine film tirare fuori 3-4 cose diverse e confrontarci, perché ad esempio Emanuele, devo ancora leggere la sua recensione, ma da quello che ho capito lui ha preso una chiave di lettura che io credo di non aver preso, cioè una sua chiave di lettura. Possiamo intavolare una discussione, può essere più interessante rispetto di qualcosa che è univoco per tutti. Digiti su Google, abbiamo tutti la risposta, se lo sai già tu perché leggi fumetti o quello che è, lo sai già tu, e a posto così, finito, non c'è discussione. Per me cosa succede? Può essere o A o B, se proprio c'è una variante. Però se probabilmente sei ferrato all'argomento capirai che sicuramente è A quello che succederà. E non è davvero interessante, è solo hype. Qua è invece stimolante per il pubblico, perché può tirare fuori qualcosa da un autore che comunque dice dei messaggi ben chiari, mette delle cose all'interno del suo film che ti possono dare determinate chiavi di lettura che possono essere giuste, possono essere sbagliate, o possono essere comunque qualcosa di alternativo che magari anche l'autore stesso non aveva ben inquadrato. E può essere tutto molto, molto figo, e non toglie nulla a quello che il film già ti dice. È un in più che può darti qualcosa di più a te che guardi il film. E è un peccato che non si trovi interessante questa cosa. E il film è pieno di queste cose. E sono molto ganze. La storia della scimmia è molto, molto, molto bella. Quella cosa del pugno col bambino è molto iconica. Secondo me è un'immagine che può diventare iconica. Il pugno insanguinato con il pugno del bambino che si stanno per dare il fist bump. È molto grande. Ed è bello che ci sia quella ricerca. Quindi per me Jordan Peele è promosso. Poi, come dicevo prima, il suo film che preferisci meno. Per me quella è una cosa che ha una relativa importanza, cioè molto soggettivo. Ci può essere uno che sta in fissa con gli alieni e che lo reputa il suo film più bello. Per me è un film molto 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 interessante, è un film molto coraggioso, perché Jordan Peele prende un argomento che va a svecchiare e lo fa a modo suo, e lo fa in modo molto intelligente, e per me è riuscito a dominare anche un grande budget. Quindi per me Nope è assolutamente promosso ed è fino ad adesso uno dei film più belli del 2022, soprattutto per quanto riguarda gli horror, cioè uno di quelli più belli che ho visto quest'anno. Ragazzi, chiudo qui la mia recensione di Nope e questo primo appuntamento con Betamax, e ci sentiamo alla prossima. Quando sarà? Ciao!